Buonasera e benvenuti a Ulisse, piacere della scoperta. Questa sera faremo un lungo viaggio nel tempo. Andremo indietro nei secoli, risalendo tutte le epoche fino ad arrivare all'antichità e conoscere le gesta, le avventure, la storia di un uomo che ha lasciato una traccia indelebile nel tempo e nella storia. Un uomo di cui si parlerà per secoli. Molti di noi hanno il suo nome. Un uomo che morì giovanissimo, ma pensate, quando morì lasciò alle sue spalle un impero che andava dalla Grecia fino all'India. Stiamo parlando di Alessandro Magno. Seguiremo la vita di questo straordinario condottiero fin dall'infanzia, cioè dalla Macedonia, questo piccolo regno a nord della Grecia. Ebbene, partendo da lì, Alessandro, pensate, nel giro di appena 10 anni cambierà completamente non solo la sua vita, ma la storia direttamente, riuscendo persino a conquistare quello che sembrava impossibile, il grande impero persiano. Cercheremo insomma di scoprire come Alessandro sia diventato una leggenda. Battuto sui campi di battaglia, Alessandro Magno è stato un modello di riferimento per tantissimi grandi generali del passato, come per esempio Cesare o Pompeo. Ammiravano in lui questo coraggio nel stare sempre in prima linea assieme ai suoi soldati, nel rischiare quello che rischiavano appunto gli altri soldati. E sono stati proprio i romani, che di guerra e battaglia se ne intendevano, a dargli il soprannome di Magno, cioè grande. Noi ora ci troviamo in una delle domus più famose di Pompei, la domus o la casa del fauno, per via di quella bellissima statuetta di bronzo che rappresenta un fauno ritrovata proprio all'entrata, ai margini dell'impluvium, di quella vasca che raccoglieva l'acqua piovana. Ma questa domus era nota fin dall'inizio, nella sua scoperta, come la domus, la casa del grande mosaico. Per via di questo splendido mosaico che è stato rinvenuto, che è riemerso dai lapilli, dai sedimenti vulcanici, immaginate lo stupore degli scopritori, è uno dei più bei mosaici mai trovati dell'età romana e rappresenta lo scontro della battaglia di Isso tra Alessandro Magno e il re della Persia, Dario III. Il mosaico è datato intorno al 100 a.C. Secondo alcune ipotesi, il ricchissimo proprietario di questa domus pompeiana forse era collegato in qualche modo alla Macedonia, cioè alla terra natale di Alessandro Magno. Un fatto però è certo, è che era un grande amante dell'arte greca. Quello che vedete qui ovviamente è una copia, un mosaico bellissimo, ma non è l'originale. L'originale infatti si trova al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove andremo a esaminarlo per scoprire tutti i suoi segreti, e ce ne sono tante, tante cose da raccontare. Noi ora ci vogliamo concentrare sul protagonista di questo mosaico, ed è Alessandro Magno. Portava i capelli piuttosto lunghi, mossi, di colore castano chiaro, quasi biondi, ma a differenza del padre e di tutti i precedenti re macedoni, non aveva la barba, una moda che avrebbe proprio introdotto lui. In questo mosaico era raffigurato con occhi grandi e scuri, ma in seguito si diffuse la leggenda che avesse un occhio di colori diverso dall'altro, uno nero e l'altro azzurro, un doppio colore che doveva dar l'idea di un potere divino. Quella che vedete qui non è l'unica rappresentazione
di Alessandro Magno. Ce ne sono tante altre, ci sono altri mosaici, ci sono degli affreschi, delle statue, però si assomigliano tutte, sono delle fotocopie, lo vedete sempre con questi capelli fluenti, questo aspetto molto giovane. Ma in effetti Alessandro si faceva ritrarre solo da pochissimi artisti di fiducia, per esempio Apelle per quanto riguardava le pitture, oppure Lisippo per le statue. Insomma, aveva una cura per l'immagine molto moderna, ma questo è solo uno degli aspetti della complessità di questo personaggio, un personaggio eccezionale fin da quando era nato, guardate. La storia di Alessandro inizia con una leggenda. Si dice che la sua nascita sia stata annunciata dagli dei. Tutto comincia la notte del 20 luglio del 356 a.C., quando la madre Olimpiade inizia il travaglio. La famiglia reale di Macedonia spera che sia un maschio per non lasciare il trono senza un erede. Alessandro non è solo il secondogenito del re. Presto tutti capiscono che il figlio di Olimpiade guiderà la Macedonia verso un futuro di gloria. Alessandro, sii all'altezza della tua nascita. Quando pensiamo alla Grecia antica, beh, la nostra mente va subito alle grandi città che ne hanno segnato la storia, come per esempio Atene, la culla della democrazia, oppure Sparta con i suoi grandi, eccezionali guerrieri. In realtà, alla metà del IV secolo a.C., quando nasce appunto Alessandro, beh, il grande splendore delle città greche sta conoscendo la sua parabola discendente. In effetti, le grandi città-stato greche, come Atene, continuano a costituire un punto di riferimento nel mondo dell'arte e della cultura, ma la loro forza politica e militare si è andata progressivamente riducendo a causa di lunghe e sanguinose lotte intestine. E poi nuove potenze hanno fatto loro ingresso sulla scena politica greca. E tra queste il regno di Macedonia. Già, ma chi erano i Macedoni? Nel IV secolo a.C., la Grecia rappresenta la civiltà più avanzata del mondo occidentale. Centri propulsori di questo straordinario sviluppo che abbraccia ogni ambito del sapere umano sono le grandi città-stato, le polis. Tra queste, un posto di rilievo è occupato da Atene. Qui è stato fondato un sistema rivoluzionario, la democrazia, dove i cittadini determinano la politica dello Stato. Il luogo di nascita di Alessandro si trova lontano da questi fari di civiltà e a nord del Monte Olimpo, in una regione rurale. La Macedonia è da sempre una terra di pastori e contadini, un regno poco rilevante dal punto di vista economico e culturale, minato dall'instabilità politica. Sarà il padre di Alessandro, Filippo II, a mostrare ciò di cui sono capaci lui e il suo popolo. Riorganizza le forze armate, sviluppa nuove armi e sfrutta appieno tutte le potenzialità della cavalleria. Dopo tante campagne vittoriose, riesce a espandere i confini del suo regno e costruisce nuove alleanze. Nell'arco di 20 anni, Filippo fa del regno di Macedonia la principale potenza nel nord della Grecia. Ma le maggiori città greche, Atene, Sparta e Tebe, rifiutano di riconoscere il suo potere. Nonostante i successi militari, per loro la Macedonia resta una terra di barbari, ma seguendo proprio l'esempio dei vicini, il regno del nord non smette di progredire. È sempre Filippo a dare nuovo impulso a questo sviluppo, che diventa più evidente nella capitale macedone, Pella. Da modesto villaggio, Pella si trasforma secondo lo stile delle antiche metropoli e diventa il simbolo di un potere in ascesa. Alessandro dunque cresce in un regno di recente ascesa, in un'epoca ricca di cambiamenti, e suo padre, Filippo di Macedonia, oltre a essere un abile politico, è certamente un uomo di grande carisma, un valoroso generale, anzi il suo corpo mostra
i segni delle tante battaglie combattute. Zoppo per una ferita alla gamba, porta una lunga barba che copre tra l'altro tutte le cicatrici sul volto ed è cieco da un occhio colpito da una freccia durante un assedio. Alessandro passa l'infanzia sovrastato quindi dalla figura del padre che lo cresce con severità. Ora, benché Alessandro non sia il primogenito di Filippo, viene comunque elevato come un unico possibile erede, perché il fratello maggiore, Filippo Rideo, in realtà soffre di disturbi mentali. L'erede al trono è educato come tutti i figli dell'aristocrazia. Ogni giorno si addestra all'uso delle armi e alla lotta. La tradizione guerriera del suo popolo lo pone subito davanti alla dura realtà. Se vuoi regnare, devi prepararti a combattere, affrontando i pericoli in prima persona. Suo padre, Filippo, incarna questa lezione. Ha trascorso gran parte della vita in guerra, lasciando a casa la sua sposa Olimpiade e i loro figli. Forza! Conquistati il rispetto dei tuoi compagni, Alessandro! Non sai difenderti, sei un codardo. Vieni qui. Lasciami! Che ti succede, figliolo? Perdonami, padre. Io... Non puoi mostrarti debole, hai sentito? Tu devi essere il migliore, sempre! Smettila. È ancora un bambino. Non ti immischiare. Alla Macedonia servono guerrieri. Cosa ho avuto da mia moglie? Il primo figlio è un demente, il secondo è un debole. Fate di me lo zimbello di amici e nemici. La madre di Alessandro, la bellissima Olimpiade, non è macedone, ma è una principessa originaria dell'Epiro, cioè una regione che oggi si trova tra l'Albania e la Grecia, e che all'epoca i greci stessi consideravano ancora più selvaggia della Macedonia. Filippo l'ha sposata in seconde nozze, quando lei aveva appena 16 anni. E il legame tra i due aveva ben poco di sentimentale, essendo questo matrimonio frutto di un'alleanza tra il sovrano macedone e lo zio di Olimpiade, era re dell'Epiro. Donna dal carattere forte, altrettanto abile e calcolatrice in politica quanto il marito, dalle fonti antiche sappiamo che ebbe con il figlio un legame sempre molto profondo. Alessandro cresce influenzato dal particolare misticismo di sua madre Olimpiade. La donna pratica diversi culti e instilla nel figlio l'idea che lui non è di questo mondo. Non dar retta a tuo padre. Non è deluso, è invidioso. Nelle tue vene scorre un sangue immensamente più nobile del suo. Madre, ma quello che dici non può essere vero. Ora ti svelo un segreto. La notte che ti ho partorito, ho udito un tuono. E una folgore è entrata nel mio corpo. Ma tu sei ancora viva. Mi capisci ora? È Zeus che ti ha generato. È lui, tuo padre. Filippo lo sa ed è geloso di te. Per ogni giovane nobile greco, lo studio della storia e della mitologia era un passaggio obbligato nella propria formazione. Un po' come nelle nostre scuole, le scuole di oggi, si legge la Divina Commedia di Dante. Bene, all'epoca di Alessandro si studiavano per esempio i grandi poemi di Omero, l'Iliade e l'Odissea. E fin da bambino Alessandro ha una particolare venerazione per Achille, il grande eroe della guerra di Troia. La lettura dell'Iliade sarà una delle grandi passioni di Alessandro e si racconta che durante la sua spedizione in Asia portò sempre con sé una copia personale, una copia personale del testo di Omero che leggeva nei ritagli di tempo.
ora una copia che era stata curata appositamente per lui dal suo tutore personale, un tutore molto particolare, Aristotele, uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi. Il figlio del re ha 13 anni quando Aristotele accetta l'invito a diventare il suo precettore a Pella. Da lui Alessandro imparerà tutto sulla cultura greca, dall'arte drammaturgica alla geografia, alle scienze naturali fino alla letteratura e alla filosofia. Achille poteva scegliere una lunga vita che finisse nell'oblio o una vita breve e la gloria eterna. Che io non avrò mai. Perché no? Mio padre non mi lascerà nulla se non mi dimostrerò all'altezza. E lui ha già conquistato la Grecia. Vieni qui, ti mostro una cosa. Vieni. Lascia la Grecia a lui. Davanti a te c'è il mondo. Il regno di Persia, che si estende fino ai confini del mondo, fino alla lontana India. Più di 100 anni fa il re di Persia ha attaccato la Grecia, ha distrutto le nostre città e ridotto in cenere l'acropoli di Atene. E poi cosa gli è successo? Tutti i greci si sono uniti e hanno cacciato i persiani. Cosa resta per me? I persiani ci sono ancora, un pericolo costante. I loro soldati sono dall'altra parte dell'Ellesponto, davanti alla nostra soglia. Persino la tomba del grande Achille è nelle mani di quei barbari. Vuoi avere la gloria eterna? Unisci i greci e guidali contro i persiani. Questo sì che sarebbe un atto degno di un eroe. Insieme ad altri giovani nobili macedoni, molti dei quali lo accompagneranno per tutta la vita, Alessandro assiste anche alle lezioni che Aristotele teneva nel Ninfeo di Mieza, non lontano da Pella, un luogo appartato dove il silenzio favorisce la ricerca del sapere e della conoscenza. I due non sempre saranno d'accordo, ma Aristotele resterà sempre al suo fianco. La lezione è finita. E Alessandro avrà sempre una grande considerazione per il filosofo di Stagira, al punto che anni dopo dirà che se Filippo gli aveva donato la vita, era stato Aristotele a insegnargli a vivere rettamente. Alessandro è stato senza dubbio uno dei più famosi personaggi di tutta l'antichità e di lui ci sono pervenute numerose raffigurazioni, statue, busti e tra le più comuni vi sono quelle in cui è raffigurato a cavallo, come in questa splendida statuetta in bronzo ritrovata a Ercolano e conservata oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ora, quello che viene raffigurato, non è proprio un cavallo qualsiasi, si tratta infatti di Bucefalo, il famosissimo cavallo di Alessandro che lo accompagnerà in tutte le sue grandi imprese. Ora l'incontro tra Bucefalo e Alessandro è forse la leggenda più famosa legata all'infanzia del sovrano macedone. Cosa mi porti oggi? Un animale che è degno solo di un re. Questo è Bucefalo, il mio cavallo migliore. Perché si chiama Bucefalo, che vuol dire testa di bue? Alcuni dicono che si chiami così per via della marchiatura, o forse perché è cocciuto come un bue. Un animale magnifico, e quanto costa? È tuo per 13 talenti. Un prezzo degno di un cavallo unico. Lascia che gli dia un'occhiata. Secondo le fonti antiche, molti tentano di montare in sella, ma lo stallone sembra indomabile. Solo l'astuto Alessandro trova la risposta all'apparente nervosismo del cavallo. Padre,
Io posso cavalcarlo. Non fare lo sbruffone. Proprio tu, invece di un uomo adulto e forte. Ti prego, lasciami provare. Se non saprò domarlo, ti pagherò il suo prezzo. Puoi farlo. E ti offro 6 talenti. Non voglio che mio figlio si indebiti così giovane. Non avere paura. Tu hai paura della tua ombra, non è vero? Girati. Buono. Guardatelo bene! Questo è mio figlio! Figliolo, cerca un altro regno! La Macedonia è troppo piccola per te! Questo episodio accompagnerà Alessandro nelle sue conquiste, dandogli un'aura da predestinato, e il cavallo diventerà l'animale più famoso dell'antichità. Il legame tra lo stallone selvaggio e il figlio del re è destinato a diventare una leggenda nella leggenda. Nessuno, tranne lui, potrà mai cavalcare Bucefalo. Quello di Bucefalo è soltanto uno dei tanti episodi leggendari intorno alla vita di Alessandro. Come vedremo, ce ne saranno molti altri che contribuiranno a fare di lui, diciamo così, una figura quasi divina. A 17 anni, però, l'adolescenza di Alessandro Magno finisce bruscamente. L'aggressiva politica espansionistica del padre, Filippo, provoca infatti un nuovo conflitto con i vicini greci. E il re vuole Alessandro al suo fianco. La causa della nuova crisi è la conquista da parte dei Macedoni di alcune importanti città sullo stretto dei Dardanelli, cioè quel brevissimo braccio di mare che separa l'Europa dall'Asia. Un'espansione che ha messo in allarme la città di Atene, che adesso vede minacciata una sua importante via di approvvigionamento. Ad Atene è in vigore da tempo la democrazia. Spetta ai cittadini l'ultima parola sulle scelte politiche. Qui non esiste un monarca assoluto come in Macedonia o in Persia. Demostene arringa il popolo perché si opponga a Filippo. In un discorso infuocato lo statista esorta il consiglio a richiamare definitivamente all'ordine i Macedoni, anche con la forza delle armi. Oggi la libertà di Atene è di nuovo minacciata da Filippo. Il re dei Macedoni. Ma sono stati i persiani che hanno devastato e incendiato la nostra città, non certo i Macedoni. Dovremmo piuttosto trattarli da amici, non considerarli una minaccia, e allearci con loro in modo da poter attaccare e distruggere i persiani. Ma i Macedoni non sono affatto greci, sono barbari. E proprio come i persiani sono pieni di infamia. Se ci alleassimo con loro, allora ci porteremmo il nemico fin dentro le nostre case. A tutti noi è capitato di sentire in televisione, magari di leggere sui giornali, una parola particolare, filippica o filippiche. Di solito si intende un discorso violento o particolarmente polemico e lungo pronunciato nei confronti di qualcuno. Ora, non tutti sanno che in realtà questo termine deriva proprio dalle durissime orazioni, dai discorsi con i quali Demostene incitò gli ateniesi a muovere la guerra a Filippo. Ora, Demostene è stato certamente uno dei più celebri oratori dell'antichità e le sue appassionate arringhe hanno certamente giocato un ruolo fondamentale nello spostare l'opinione pubblica di Atene contro i Macedoni. Ma a far precipitare la situazione è stato un evento davvero particolare, lo scontro per l'oracolo di Delfi. Era il luogo più sacro di tutta la Grecia. Ora, il controllo di questo santuario dava prestigio e potenza e per questo era costantemente al centro di lotte tra le città greche. E in una di queste controversie si inserisce proprio Filippo, che impone l'autorità dei Macedoni su questo tempio sacro. Per Atene è un'umiliazione. I barbari del nord si sono autoproclamati reggenti di Delfi.
In tutta la Grecia si iniziano a stipulare alleanze contro l'odiato re Filippo. Si annunciano giorni sanguinosi. In vista della guerra imminente, il principe ereditario è atteso da compiti enormi, di grande responsabilità. Combatterà insieme al padre e governerà al suo posto se dovesse accadergli qualcosa. Con questa spada ti affido il mio regno. E ti nomino principe reggente. Nei pressi di Cheronea, l'esercito della coalizione greca e quello macedone si schierano uno di fronte all'altro, pronti allo scontro finale. Per Alessandro e i suoi amici, l'infanzia è ormai solo un ricordo. Molti di loro si apprestano ad affrontare la prima battaglia agli ordini del re. Nelle file macedoni combattono solo gli uomini migliori, come il suo amico Clito, un guerriero esperto, così come Parmenione, un vecchio generale. Ha portato suo figlio, di nome Filona. Lui e Tolomeo condividono l'infanzia al seguito di Alessandro, così come il suo amico più intimo, Efestione. I macedoni sanno che chi uscirà vincitore in questo 2 d'agosto del 338 a.C. disegnerà il futuro del mondo egeo per gli anni a venire. Con 34.000 uomini per parte, gli eserciti si preparano alla resa dei conti. Alessandro comanda la cavalleria, il corpo in cui si è formato. Stavolta sono in gioco la gloria e l'onore, la vita e la morte. Tutto o niente. Non avevi detto che tuo padre non ci avrebbe lasciato alcuna gloria? Devo essermi sbagliato. Preparatevi al mio comando! Sotto la guida di Alessandro, la cavalleria reale stermina il battaglione sacro dei Tebani, le temute truppe d'élite. La fanteria ateniese è attirata in una trappola e gli uomini finiscono contro un muro di lance. Il destino si è compiuto. La Macedonia ha conquistato il dominio politico e militare sulla Grecia. Alessandro è l'eroe di Cheronea. La battaglia di Cheronea ha offerto ad Alessandro la possibilità di mostrare per la prima volta tutto il proprio coraggio, ma la schiacciante vittoria dell'esercito di Filippo sulla coalizione ateniese è anche una dimostrazione di forza della falange macedone. Questa formazione che sarà alla base dei futuri successi di Alessandro era stata ideata dal padre Filippo, ma quali erano le caratteristiche e come si combatteva nell'esercito macedone? L'esercito macedone era una delle macchine belliche più efficienti di tutta l'antichità. A creare questo micidiale strumento bellico, che nelle mani di Alessandro avrebbe stravolto il mondo, fu il padre Filippo. Il primo passo del sovrano macedone fu quello di riorganizzare la cavalleria, che venne suddivisa in 8 squadroni, la cui unità d'élite era costituita dagli eteri, in greco etairoi, i compagni del re. Armati pesantemente, gli eteri caricavano in formazione a cuneo, una tattica che permetteva rapidi cambi di direzione e consentiva di attaccare in profondità le linee nemiche. Ma l'innovazione più importante fu la creazione della falange macedone. Si trattava di un'evoluzione della falange oplitica, il tradizionale schieramento adottato in battaglia dalla fanteria delle polis greche, che il sovrano macedone riuscì a perfezionare.
Filippo fa armare i suoi uomini con una lunga picca dotata di una punta di ferro, la sarissa, che poteva misurare anche 5 o 6 metri, il doppio della lancia degli opliti greci. Poco adatta al combattimento individuale a causa del peso e delle grandi dimensioni, la sarissa costituiva invece un'arma micidiale quando era impiegata da unità in formazione serrata. In battaglia i fanti macedoni erano infatti schierati in file compatte, distanziate di una sessantina di centimetri l'una dall'altra. La lunghezza della sarissa faceva sì che durante i combattimenti anche le picche impugnate nelle file arretrate sporgessero oltre la prima, creando un muro di lame quasi impenetrabile, in grado di respingere facilmente anche gli attacchi portati con la cavalleria o con i carri falcati. Il segreto delle vittorie di Alessandro Magno sta proprio nella coordinazione tra la fanteria della falange e la cavalleria pesante. Che è una cosa che pochi generali nell'antichità si potevano permettere, perché i greci e i romani avevano pochi cavalli e poi non conoscevano la staffa e non usavano la ferratura, e quindi un guerriero a cavallo era poco efficace in genere. Però i macedoni erano dei grandi allevatori di cavalli e avevano una nobiltà guerriera abituata a combattere in sella con l'armatura, un po' come i cavalieri del Medioevo. E dunque Alessandro poteva unire queste due forze, la falange, che sembra invincibile, però è lenta, statica. E invece la cavalleria pesante, che lancia la sua carica, sfonda il fianco del nemico, poi lo prende alle spalle e lo schiaccia contro la falange, come l'incudine e il martello. La vittoria di Filippo a Cheronea, getta nel panico tutta la Grecia. Durante la battaglia, infatti, l'esercito macedone era riuscito ad annientare anche il battaglione sacro, quello di Tebe, un reparto di élite ritenuto da tutti praticamente imbattibile. Ad Atene si teme il peggio. Tutta la cittadinanza è mobilitata per la difesa estrema. Le donne e i bambini vengono trasportati dentro le mura e tutti gli uomini validi sono richiamati per combattere. A sorpresa, però, Filippo decide di non attaccare Atene. Anzi, decide di riconciliarsi con gli atenesi, stringendo un'alleanza con loro. La potenza di Atene è ormai soltanto un pallido ricordo di quella del passato, ma Filippo sa che soltanto con un'alleanza con questa gloriosa città l'egemonia macedone sulla Grecia potrà essere duratura. Poco dopo la battaglia, Filippo convoca i rappresentanti di tutte le città a Corinto. Solo la città di Sparta non si presenta. L'obiettivo è stipulare un trattato di pace che vieti ogni futura guerra tra i greci e di unire tutte le forze contro i persiani per liberare le antiche colonie greche in Asia Minore. Sulla via del ritorno, Filippo si reca all'oracolo di Delfi. Il sovrano vuole sapere se vi è speranza di sconfiggere il nemico. Una corona d'alloro dorata è il pegno per avere la risposta dal dio Apollo. Una sacerdotessa, detta Pizia, interroga l'oracolo. Un vapore nebbioso la fa cadere in trance, schiudendole il mondo e la sapienza degli dèi. E per gli antichi era un dogma di fede. Lei dice che il toro inghirlandato trova sempre la sua fine e chi vuole vincere deve offrire un sacrificio. Quindi ci sta parlando anche di una vittima sacrificale. Questo è il segno della morte di un re. Ma a quale re si riferisce l'oracolo? È forse il re dei persiani? O è Filippo? Come sempre, le profezie della Pizia restano enigmatiche, ma i sacerdoti devono decidere cosa comunicare al re macedone. Sono loro a detenere il vero potere a Delfi. Tu vuoi sapere se sconfiggerai il persiano?
L'oracolo ha parlato. Il re morirà. Filippo non ha dubbi. I segni indicano la sua vittoria. A Cheronea, Alessandro si è distinto in battaglia, ma quando fa ritorno a Pella, lo aspetta una cocente delusione. Prima di attaccare i persiani, manderà avanti Parmenione senza di noi. Cosa? Senza di noi? Tuo padre ha già dimenticato a chi deve la vittoria di Cheronea. Cosa pensa? Non vuole che mi dimostri migliore di lui. Il nostro problema non è Filippo, ma la sua nuova moglie. Mio padre ha sempre avuto molte donne. Perché devo pensare proprio a questa? Non essere sciocco. Tuo padre ti abbandonerà presto. E ora beviamo alla salute della coppia reale. Alla salute! Che ci diano finalmente un erede al trono di puro sangue macedone. Cosa vuoi dire con questo, eh? Alessandro! È il vino che parla per lui, non ha importanza. Io sono l'erede al trono. Chiedigli scusa, Alessandro. Attalo è un mio ospite. Mi scuserò con lui quando mi mostrerà il rispetto che merito. Sono ancora io il re. Ma guarda come ti sei ridotto. Tu vuoi guidare un esercito contro i persiani. Non riesci neanche ad andare da un tavolo all'altro. Sei un testardo. Insieme avete riunito la Grecia. E ora litigate come bambini nella vostra casa. Vieni. Qui non siamo più graditi. Vai via. Non voglio più vederti. Dopo il duro contrasto con il padre, Alessandro e la madre vanno in esilio in Epiro, la patria di Olimpiade. Ora, i re macedoni erano per tradizione poligami e pensate che addirittura Filippo si era sposato 6 volte e la 7ª moglie apparteneva a un'importante famiglia della nobiltà macedone. E se avesse dato al re un figlio maschio, beh, questo avrebbe potuto ostacolare l'ascesa al trono di Alessandro, che era macedone, sì, ma solo per metà, per parte di padre, e avrebbe quindi avuto meno diritti a succedere a Filippo. Quindi Alessandro si trovava in una situazione molto delicata e a sbloccarla sono stati alcuni consiglieri di Filippo. Convincono il re a riconciliarsi con il giovane figlio, che a Cheronea si era distinto per il proprio valore. Inoltre, la guerra contro i persiani era un progetto troppo importante perché fallisse a causa di dissidi familiari. Passa quasi un intero anno senza che succeda nulla. Sarà un matrimonio tra la casa reale macedone e la famiglia di Olimpiade a segnare la svolta. La lite di Pella ha creato dei dissidi profondi. Poi, su invito di Filippo, Alessandro fa finalmente ritorno. Padre e figlio si mostrano riappacificati davanti a tutti, nell'interesse superiore del regno. Ma tra gli ospiti e i cortigiani c'è un sicario e Filippo non sa cosa lo aspetta. Guardate, padre e figlio di nuovo insieme. A quanto pare, non tutti apprezzano la riconciliazione tra padre e figlio. Padre. Che qualcuno l'aiuti! Re Filippo è morto! Lunga vita al re Alessandro! Lunga vita al re!
Alessandro! Lunga vita Alessandro! Alessandro non ha ancora compiuto 20 anni quando diventa re di Macedonia. Certo, l'assassinio del padre resta in parte avvolto nel mistero e getta un'ombra sulla sua storia personale. A uccidere Filippo era stato un giovane di nome Pausania, tra l'altro era una delle sue guardie del corpo e per gli storici antichi avrebbe commesso questo omicidio per dei risentimenti personali. Ma i sospetti ricadono anche su Alessandro e su sua madre. In effetti entrambi hanno un movente, soprattutto la madre, Olimpiade. Con le nuove nozze il re l'aveva pubblicamente umiliata. Inoltre la morte di Filippo spianava la strada per l'ascesa al trono proprio al figlio di Olimpiade, Alessandro. Oggi gli storici tendono a escludere un coinvolgimento diretto di Alessandro nell'uccisione del padre, mentre sembra altamente probabile quello della madre. Alessandro fa seppellire suo padre a Vergina, secondo le usanze macedoni. La camera mortuaria è scavata sotto una collina. Ancora oggi l'archeologia non ha stabilito con certezza quale sia la tomba di Filippo, ma il corredo funerario è degno di un re. La corona, con le raffinate cesellature a fronda di quercia, è d'oro puro. Anche l'urna all'interno è di metallo prezioso. Sul suo coperchio spicca il sole di Vergina. Il simbolo solare dai 16 raggi è il segno della maestà del padre di Alessandro. Alessandro deve ora consolidare la sua posizione. In Macedonia non basta essere il figlio del re per salire sul trono. La fedeltà del popolo va conquistata con la forza e le vittorie. Ora, Alessandro può contare sul sostegno dell'esercito, che in lui vede il legittimo erede di Filippo, ma all'interno della nobiltà, molti gli si oppongono, a partire dalla famiglia dell'ultima moglie del re. Guidato dalla madre Olimpiade, nel giro di pochi mesi Alessandro si sbarazza di tutti gli avversari più pericolosi, facendoli uccidere o costringendoli all'esilio. Gli ateniesi sono i primi a sfruttare il cambio al vertice per rimettere in discussione l'egemonia macedone sulla Grecia. Demostene si fa portavoce del malcontento. Gli dèi hanno esaudito la nostra preghiera punendo il tiranno Filippo con il castigo della morte. Ora dobbiamo agire. È tempo di ribellarsi contro Alessandro per vendicare Cheronea e riscattarci. Per la libertà di Atene. Alle armi! Le prime a ribellarsi sono le genti del nord, quindi le grandi città-stato, guidate da Atene e Tebe. Nessuno vuole arrivare tardi quando si spartirà la pelle dell'orso. Ma l'orso non è ancora morto. Alessandro si sposta velocemente dal teatro della guerra, a nord, fino alle porte di Tebe. Ma prima di attaccare, tenta la carta della diplomazia. Promette di risparmiare i rivoltosi se si arrenderanno. Allora? I tebani non si piegano. Dicono che preferiscono combattere da uomini liberi che arrendersi a un tiranno. Alcuni pensano che tu sia morto in battaglia. E un morto insegnerà loro la paura. Alessandro risponde con gelida determinazione. Senza indugiare, decide che Tebe sarà un esempio. Le sue truppe mettono a ferro e fuoco la città, la radono al suolo. Sono più di 6.000 i tebani trucidati. Sono ridotti in schiavitù, senza eccezioni. Alle altre città non resta che accettare l'egemonia del nuovo re macedone. I cittadini di Atene ad Alessandro, re di Macedonia, il nuovo comandante della Lega di Corinto. Noi ci rallegriamo e ci congratuliamo con te
per la punizione di Tebe. Rinnoviamo il giuramento che abbiamo fatto a tuo padre e ti garantiamo che ti assisteremo sempre come custode e difensore della pace. La distruzione di Tebe è innegabilmente un atto di barbarie e violenza gratuita. Dalle fonti antiche sappiamo che la città, una delle tre grandi potenze della Grecia, assieme a Sparta e Atene, venne quasi completamente rasa al suolo, scomparendo di fatto dalla storia. Un atto brutale che costituisce una macchia nella vita di Alessandro Magno, ma che, come vedremo, non sarà l'unica. Con la distruzione di Tebe, Alessandro raggiunge tuttavia il suo obiettivo. Adesso la sua autorità è riconosciuta in tutta la Grecia. A salvarsi dalla vendetta macedone è, per la seconda volta, come accaduto con Filippo, la città di Atene. Alessandro, infatti, sa di aver bisogno di lei per l'impresa che si accinge a compiere, cioè la spedizione contro il grande nemico dei greci, l'impero persiano. L'impero persiano è il più grande e potente dell'epoca e uno dei primi esempi di impero universale della storia. Il suo territorio abbraccia tre continenti, dalla valle dell'Indo ai confini con l'India, ai deserti dell'Egitto, dall'Asia Minore alle invalicabili catene montuose dell'Indo Kush. Anche Babilonia, la più bella città dell'Oriente, è stata sottomessa dai persiani ed è ora uno dei centri del loro potere. Il sovrano di questo smisurato territorio è il Gran Re Dario III, l'ultimo discendente di Ciro il Grande, il fondatore dell'impero. Il cuore del suo regno è a Persepoli, la città sacra nel sud dell'odierno Iran. Persepoli è allo stesso tempo centro politico e religioso. Ancora oggi, dopo 2000 anni, le rovine dei palazzi reali e dei templi sembrano trasmetterci la potenza dei suoi costruttori. I bassorilievi mostrano l'estrema varietà dell'impero, che includeva al suo interno decine di popoli. C'erano siriani, egiziani, babilonesi, indiani, arabi. Tutti inviano emissari al sovrano con doni preziosi per la festa di inizio anno. Anche le antiche colonie greche della Ionia, in Asia Minore, fanno parte dell'impero persiano, ma non la Grecia. Per lungo tempo le armate persiane hanno provato a sottometterla, ma si sono dovute arrendere alla tenacia delle città-stato greche. Persiani! Venite a prenderle! Guidati da Atene e da Sparta, i greci hanno combattuto gli eserciti del Gran Re in battaglie che sono entrate nella storia. Maratona, le Termopili, Salamina, Platea. Scontri leggendari che hanno contribuito a forgiare l'identità del popolo greco. Per affrontare Alessandro, il Gran Re può contare su di un esercito immenso, tra i più grandi del mondo antico, a cui si aggiunge un'imponente flotta, la più grande del Mediterraneo. Durante le campagne militari è il Gran Re in persona a prendere la guida dell'esercito. Il sovrano ordina la mobilitazione generale, radunando migliaia di uomini da ogni provincia dell'impero e arruolando anche reparti di truppe mercenarie. Il reparto migliore di questo grande esercito multietnico è la cavalleria, composta dalla nobiltà persiana, mentre l'élite della fanteria è costituita dagli immortali, il corpo di guardia del Gran Re di stanza a Persepoli. Ben distinguibili dagli altri soldati per le vesti sgargianti che indossavano, gli immortali erano armati con lancia e arco e venivano chiamati così in quanto il loro numero non poteva mai scendere al di sotto delle 10.000 unità. Chiunque di loro morisse o diventasse troppo vecchio per il servizio attivo era immediatamente sostituito da una nuova regola. La decisione di invadere l'impero persiano, rappresenta forse una delle scelte più folli che Alessandro potesse compiere.
Il grande re Dario, infatti, è un avversario dal potere smisurato. Una guerra contro di lui è come la lotta tra Davide e Golia. Alessandro ha tutto da perdere da questa spedizione. Ma dietro questa decisione c'è certamente la volontà di emulare il padre, morto poco prima di compiere una spedizione molto simile. Ma forse un peso ancora maggiore in questa decisione di Alessandro alla sua giovane età. Pensate che al momento di invadere l'Asia, Alessandro ha appena 20 anni, un'età alla quale di solito si inseguono sogni, ideali, un'età alla quale non si ha proprio il senso del pericolo come ce l'ha per esempio un uomo maturo. E in questo senso padre e figlio non avrebbero potuto essere più diversi. Filippo, in maniera più pragmatica, aveva programmato la spedizione in Asia Minore proprio per rafforzare il proprio regno, non per distruggere l'impero persiano. A muovere Alessandro, invece, non sono solo calcoli politici. Come il suo eroe Achille, si sente l'ultimo difensore del mondo greco ed è fermamente intenzionato a sconfiggere il loro nemico giurato, i persiani, che per secoli ne hanno minacciato la libertà. Inizia così una delle più grandi campagne militari di tutti i tempi. È primavera quando Alessandro attraversa il braccio di mare tra l'Europa e l'odierna Turchia con 37.000 soldati provenienti da tutta la Grecia. Il Macedone ha un obiettivo preciso. Vuole innanzitutto strappare ai persiani le colonie greche in Asia Minore. Fa la sua prima tappa a Troia, dove consacra le sue armi sulla tomba di Achille e offre un sacrificio agli dèi. Sin dall'infanzia, l'intrepido eroe dell'Iliade è stato un esempio per il giovane Macedone che ha deciso di misurarsi con la fama di Achille, se non di superarne le imprese. La guerra ai persiani gli offre un'ottima occasione. Al giovane sovrano serve solo il favore degli dèi. Con il loro aiuto, questa guerra di liberazione diventa una missione sacra, ma è consapevole che finora nessuno ha mai piegato l'impero persiano, la prima superpotenza dell'antichità. I greci iniziano ad avanzare nei territori occupati e l'esercito persiano cerca di fermare subito gli intrusi. Viene inviata una prima armata di 30.000 uomini, ma è tutto inutile. Nel 334 a.C. Alessandro guida i suoi alla prima vittoria sul fiume Granico. La prima parte della spedizione si è conclusa con un successo per Alessandro, ma in realtà non era mancata una buona dose di fortuna. Durante, per esempio, la battaglia sul Granico, Alessandro, che guidava l'attacco della cavalleria macedone, era rimasto accerchiato, aveva rischiato davvero di perdere la vita. A salvarlo era stato uno dei suoi migliori amici, Clito, detto il Nero. Ora, lo storico greco Plutarco ci offre un ritratto del tipico atteggiamento di Alessandro in battaglia. Era facilmente riconoscibile dal nemico, dice Plutarco, per l'elmo decorato con due pennacchi ondeggianti. Alessandro si lanciò attraverso la corrente del fiume, sotto, pensate, il tiro delle frecce nemiche, verso una posizione scoscesa, coperta da armi, di cavalli, e così facendo, dice Plutarco, sembrava guidare l'esercito come un pazzo, un incosciente, più che come un generale assennato. Bene, fortunata o meno, l'avanzata di Alessandro inizia a destare preoccupazione alla corte del Gran Re. La corte persiana ha sottovalutato Alessandro. Non ha schierato l'esercito imperiale, ma solo un'armata di mercenari nel tentativo di fermare il nemico. Il Gran Re Dario si è fidato dei suoi strateghi, ma si è rivelato un errore e i sovrani persiani non sono abituati alle sconfitte. Mio signore, vi chiedo perdono per la brutta notizia che devo recare. Alessandro ha vinto. Com'è stato possibile?
Alessandro ha molti meno soldati di noi, ma si muove con grande abilità strategica e non si limita al campo di battaglia. Cosa intendi dire? I greci vogliono vendicarsi della distruzione di Atene e dell'occupazione dell'Asia Minore. Ma Alessandro vuole molto altro. Cosa vuole? Tutto. Vuole il mio trono. È così, mio signore. Non dovresti lasciare la difesa del regno a pochi mercenari. Chi potrebbe guidare il nostro esercito meglio di te? La farò pentire di aver lasciato il grembo di sua madre. Radunate le truppe. Dite loro che il re andrà in guerra. Dopo la vittoria sul Granico, molte delle antiche colonie greche aprono spontaneamente le porte ad Alessandro, che ai loro occhi appare come un vero liberatore. Su queste città i persiani esercitavano in realtà un controllo davvero poco invadente. Venivano rispettate l'autonomia, l'amministrazione e anche tutte le usanze della popolazione. Insomma, l'unico segno tangibile e visibile dei persiani erano piccole guarnigioni messe così, a presidio. Chi comandava in città erano dei potenti locali appartenenti alle famiglie più importanti della città e fedeli ai persiani, dai quali poi ricevevano protezione. Ora, tutto questo ovviamente provocava forti tensioni in città perché soffocava la democrazia e con abilità Alessandro sfrutta a suo vantaggio queste divisioni interne nelle città. E anzi, nelle città liberate fa proprio cacciare le élite compromesse con i persiani e instaura dei governi democratici. La politica adottata da Alessandro nei confronti delle antiche colonie greche si dimostra vincente. In pochi mesi occupa facilmente tutti i maggiori centri sulla costa, estendendo il suo controllo in zone sempre più vaste dell'interno. Decide di passare l'inverno con le sue truppe nella città di Gorgio. Nel tempio guarda con stupore il carro dell'antico re di Frigia. E i Frigi cercavano un re e l'oracolo ordinò loro di incoronare il primo che fosse entrato in città su un carro. Ma la storia non è tutta qui. Lo vedi questo nodo? La storia dice che l'uomo che saprà scioglierlo potrà regnare su tutta la Persia. Il nodo non sembra avere né inizio né fine. La storia del nodo di Gordio è soltanto una leggenda. Una delle molte leggende che sorgeranno intorno alla figura di Alessandro, contribuendo a crearne il mito. Con il tempo, l'episodio sarà considerato la prova del destino glorioso che attendeva Alessandro, ma in realtà, nell'inverno del 334 a.C., il successo della spedizione contro i persiani è ancora molto lontano. Ha vinto sul Granico, ma deve ancora affrontare l'armata al completo del Gran Re. Mentre Alessandro si trova a Gordio, Dario fa radunare l'esercito nelle zone situate tra le odierne Turchia e Siria. Venuto a conoscenza degli spostamenti di Dario, anche Alessandro inizia a muovere le sue truppe. Ma i due eserciti marciano in direzioni opposte, senza mai incontrarsi. Così, all'improvviso, i persiani gli sono alle spalle e gli sbarrano la via di fuga. A Isso si arriva allo scontro in campo aperto. Il re di Macedonia contro Dario, l'uomo più potente del mondo, che avanza con oltre 70.000 soldati. Soldati! Il nemico è schierato proprio tra noi e la nostra patria! Oggi vinceremo o periremo perché la via della fuga ci è sbarrata. Ma non lasciatevi accecare dallo splendore e dalla grandezza del nemico. Io vedo quello che vedete voi. Ma nessuno di voi lo osserva con i miei occhi!
il gran re di Persia ci ha sottovalutati. Quindi abbiate coraggio, perché questa non è la prima volta che affrontiamo un nemico tanto superiore a noi, e non sarà l'ultima volta che noi vinceremo! L'imperatore Dario pensa di avere la vittoria in pugno grazie alla superiorità numerica del suo esercito. Il condottiero macedone sceglie di puntare tutto sulla velocità della cavalleria. Ma all'inizio Alessandro paga l'inferiorità numerica e i persiani sembrano avere il sopravvento. Ma con il tempo il macedone riesce a fare breccia nello schieramento nemico. Dario si trova in serio pericolo di vita, perché Alessandro continua ad attaccare la guardia imperiale che lo protegge. Alla fine gli resta solo la fuga, un gesto che segna l'imprevedibile sconfitta dei persiani. Ci troviamo ora nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e fra tanti capolavori unici del passato c'è il mosaico originale rinvenuto proprio nella Domus del Fauno. Si rimane senza parole, a bocca aperta, di fronte a quest'opera antica, bellissima, che rappresenta proprio il culmine della battaglia di Isso, e cioè il momento in cui Alessandro Magno sta per raggiungere Dario. C'è quasi un fermo fotogramma, si vede Alessandro che nell'impeto trafigge uno degli uomini più fedeli di Dario, forse secondo alcuni addirittura un fratello, e si vede lo sguardo laggiù di Dario, inorridito, che cerca quasi con questa mano protesa di fermare qualcosa che non immaginava neanche potesse accadere, cioè Alessandro che arriva così vicino, uccide uno dei suoi uomini più fidati, lo vedete trafitto dalla lancia di Alessandro. Però qui in questo mosaico si vedono anche proprio due comportamenti, quello di Dario, grande re, ma fermo su questo suo carro da battaglia con tutti i suoi uomini attorno, un posto di comando, certo, ma fisso. E invece dall'altra parte, eccolo là, Alessandro Magno che con impeto va al di là, rischiando la propria vita, di quello che ci si aspetterebbe da un comandante. Ma in realtà proprio quest'impeto, questo coraggio di Alessandro è alla base della incredibile dedizione dei suoi soldati, che lo seguiranno in tutte le grandi battaglie proprio perché lui combatteva al loro fianco, non su un carro lontano. E era un po' come Cesare, come Annibale, soffriva e rischiava la vita con i suoi soldati, i quali appunto potevano poi accettare di rischiare la propria vita in azioni difficilissime. Lui era sempre in prima linea, a costo anche di gravi ferite. Pensate che questo grande mosaico è stato rinvenuto nel 1831 ed è poi rimasto per più di 10 anni all'aperto. Ecco perché mancano molte sue parti. E poi è stato portato qui per essere protetto. Ma quello che vedete non è solo un capolavoro, sono due. In effetti questo mosaico è come una foto di pietra fatta dai romani di un grande capolavoro realizzato proprio ai tempi di Alessandro Magno. Un pittore del passato, si chiamava Filosseno da Eretria, lo ha realizzato quasi fosse una specie di foto da reportage di quella grande battaglia, perché era una battaglia che aveva fatto storia. Quindi quello che noi vediamo adesso è praticamente qualcosa che non esiste più. Immaginate quanti quadri, affreschi sono scomparsi, e questo ci fa capire che cosa rappresentasse quell'opera. Era un'opera che ci faceva vedere come si combatteva a quell'epoca, anche le armi, e allora si vedono tanti dettagli, ma anche quello che è successo durante la battaglia. Voi vedete qui Alessandro Magno che arriva contro Dario, e là dietro vedete tutte quelle lance. Anch'io all'inizio pensavo che queste lance fossero le lance di difesa dei persiani, ma in realtà sono le lunghe sarisse che i soldati macedoni portavano, un po' come si porta un fucile sulle spalle per avvicinarsi al nemico. In altre parole, stanno avvolgendo, accerchiando Dario. Ecco perché lui all'improvviso si è sentito in trappola e è dovuto scappare. E lo si capisce perché sta su un carro, vedete quella specie di ruota con quelle sferette. Proprio questa è la ruota che tra l'altro proietta la sua ombra sul carro,
e il carro si è messo in moto, lo si vede dal cocchiere che ha cominciato a frustare i cavalli, e si vede l'altra ruota che è già più in là. In altre parole, il carro si sta muovendo verso di noi. Guardate, questi cavalli stanno venendo verso di noi. In altre parole, è una manovra avvolgente dei Macedoni che ha provocato un'uscita dal mosaico verso di noi di Dario. È incredibile, è quasi un 3D del passato. E allora si possono vedere tanti dettagli, si possono vedere per esempio quei soldati laggiù, sono i soldati persiani, si vede come sono vestiti, non avevano degli elmi, avevano come una specie di berretto, di cappuccio. Ora questi cavalli, vedete, vengono verso di noi in questo movimento avvolgente e travolgono dei soldati, stanno lì per terra calpestati dagli zoccoli, un altro viene travolto addirittura dal carro, sembra, e si vede il suo ultimo sguardo riflesso all'interno dello scudo, quasi uno specchio che riflette tutta la sua disperazione, disperazione della battaglia. E per terra si vedono, ecco, uno xifos, una spada greca o comunque macedone, e poi c'è questa specie di bastone. Questo bastone in realtà è un giavellotto, vedete che è una specie di laccio, lo si metteva qui sul dito, sulle due dita, e lo si usava in questo modo, questo laccio, per scagliare il giavellotto ancora più lontano, arrivava fino a 50 metri. Qui è per terra, non ha colpito, però vedete, questo cavallo per terra è stato colpito da una lancia che l'ha fatto crollare. C'è stato un soldato della guardia personale di Dario, lo si capisce da come è vestito, in modo elegante. I soldati persiani avevano sempre dei pantaloni contro le tuniche dei invece soldati greci e macedoni. Stava preparando questo cavallo, ma troppo tardi. Questo fratello, o comunque personaggio di rango di Dario, viene trafitto. Però guardate i dettagli. Anche questo cavallo, si vedono tutte le pieghe, le ombre, in realtà è grazie all'uso di piccolissime tessere. Qui il mosaico è stato fatto con delle tessere che hanno pochi millimetri di lato, e quindi avete un totale di un milione e mezzo di tessere. Guardate, stiamo guardando un grande capolavoro realizzato da una bottega straordinaria, con non degli artisti, ma degli artisti di altissimo rango che solo dei ricchi a Pompei potevano permettersi. E poi proseguiamo la scena, vediamo, seguiamo la lancia che ha trafitto quest'uomo. Ecco Alessandro, Alessandro Magno, che è rappresentato come tutti noi lo conosciamo, coi capelli al vento, senza addirittura un elmo, era proprio giovane e si lanciava d'impeto. Questo è veramente qualcosa che ha colpito tutti in passato e colpisce ancora oggi, tant'è che i romani, pensate, rappresentavano proprio la figura del generale vittorioso esattamente così come Alessandro Magno a cavallo, con questo cavallo famoso bucefalo che travolge le truppe nemiche. E anche la sua armatura è un'armatura particolare, lo vedete, è fatta di lino con piastre metalliche, ha la testa della medusa rappresentata al centro, sul cuore. Alcuni dicono che non era possibile che fosse presente questo tipo di armatura nella battaglia di Isso, ma quello che invece ci fa capire, ed è un dettaglio fondamentale, che si tratta proprio della battaglia di Isso, è quell'albero che vedete là dietro. È l'unico elemento del paesaggio rappresentato in questo mosaico, e quindi anche nell'opera, diciamo, originale. E che cosa rappresenta questo? Perché l'ha voluto rappresentare? La risposta ce la dà Marco Polo. Marco Polo, nel suo viaggio verso Oriente, raccoglie dei racconti, praticamente, soprattutto di fonte araba, che descrivono questa battaglia come la battaglia di Isso, la battaglia dell'albero secco. Eccolo. Quindi noi abbiamo qui rappresentato praticamente un momento della storia fondamentale, e che se persino all'epoca di Marco Polo le popolazioni dell'Asia ricordassero questa battaglia e Alessandro nelle sue gesta, significa che quest'uomo ha rappresentato per secoli qualcosa di straordinario che nessun altro uomo riusciva a realizzare, davvero un semidio. Alessandro sembra aver posseduto al massimo grado quelle che poi erano le qualità fondamentali di tutti i grandi generali del passato: il colpo d'occhio e l'intuizione del momento. Colpo d'occhio perché tu sei lì sul campo, intravedi il nemico in mezzo agli alberi, alle colline, devi sapere indovinare dove è più forte, dove è più debole, che cosa vuole fare. La battaglia si decide in quel momento, non si pianifica a tavolino. Napoleone diceva: si comincia e poi si vede. Al mio comando! Devi saper cogliere il momento, specialmente se sei un generale di cavalleria, il momento giusto, che è l'unico in cui la carica deve essere lanciata.
E qui nel mosaico di Isso vediamo Alessandro che si batte in mezzo ai cavalieri, un giovane eroe nella mischia, ma fino a un attimo prima era un generale che freddamente aspettava e calcolava il momento giusto. Indubbiamente Isso è una delle più grandi vittorie dell'antichità, ma per Alessandro è una vittoria a metà. In effetti Dario è riuscito a fuggire. Se Alessandro avesse potuto catturarlo o ucciderlo in battaglia, beh, la guerra sarebbe finita. E non è così. Allora cosa fare? Inseguirlo? Beh, la tentazione c'è, inseguirlo fino a Babilonia dove andrà, ma non si può fare qualcosa di questo tipo, perché i feriti tra le file dell'esercito di Alessandro sono tanti, sono migliaia di feriti, molti non riusciranno più a muoversi, moriranno. E poi c'è la flotta persiana che è rimasta intatta alle loro spalle, e quindi non è prudente provare a inseguire Dario. Cosa si può fare? Beh, andare verso sud, provare a tagliare le basi della flotta, andare in Egitto, che tra l'altro è una delle aree, delle province più fertili dell'impero. E così si può fare, ma Alessandro ha una grande sorpresa. Quando torna all'accampamento scopre che Dario ha lasciato il suo tesoro. Insomma, i greci, i macedoni sono riusciti a impadronirsi del tesoro personale di Dario. Parliamo di gioielli, un tesoro incredibile, ma soprattutto un tesoro personale, e cioè la madre, la moglie e uno dei figli di Dario. Cosa farà Alessandro con questi ostaggi, questi prigionieri? Beh, non li ucciderà, al contrario, li tratterà con grande rispetto e magnanimità. Insomma, si dimostrerà la persona che tutti conosceranno per secoli. Anzi, con la madre di Dario avrà un rapporto di grande rispetto e molto intenso. Dopo aver reso omaggio ai caduti a Isso e aver premiato i soldati che si sono distinti in battaglia, Alessandro punta rapidamente verso sud. La gran parte dei popoli sottomessi dai persiani accoglie il Macedone come un liberatore. Anche gli egizi spalancano le porte alle armate greche perché hanno patito troppo a lungo sotto il giogo persiano. Come ogni greco, anche Alessandro ammira le civiltà più antiche, e la conquista del regno dei faraoni è un'impresa che accresce la sua gloria in patria. Dopo aver completato anche questa fase della campagna, si reca all'oasi di Siwa, dove si trova il grande tempio del dio egiziano del sole, Amon-Ra, che i greci identificavano con Zeus. Qui offre un sacrificio e interroga l'oracolo. Il responso lascia intendere che Alessandro è figlio del dio. Alessandro è innalzato al rango di faraone. Il suo ritratto viene scolpito nella pietra, a ricordo perenne della sua discendenza divina. L'arrivo di Alessandro Magno in Egitto, rappresenta un momento importante. In effetti, forse anche per l'aura mistica che caratterizzava e avvolgeva l'Egitto, subito la fama di Alessandro viene amplificata ben oltre i territori che ha conquistato, e cominciano a circolare leggende. Lo si crede davvero il figlio di Zeus, ma se ci pensate, con le vittorie, le conquiste recenti, Alessandro era diventato a tutti gli effetti il più grande condottiero non solo della Grecia, ma di tutto l'Occidente, e aveva appena 24 anni. Cosa succede adesso? Alessandro rimane in Egitto solo pochi mesi, il tempo però per fare una cosa importante: fondare una città con il suo nome, Alessandria d'Egitto, proprio su impronta greca, e lo farà tante altre volte. Era un simbolo per divulgare la sua cultura in tutte le terre conquistate. Quindi lui fonderà tante altre città con il proprio nome, in India, in Afghanistan, addirittura 18, forse anche di più, 20, 25, tantissime, ma solo Alessandria d'Egitto rimarrà quella più famosa e più sfarzosa. Alessandria d'Egitto venne fondata alla fine del 332 a.C. nella parte occidentale del delta del Nilo, lungo la costa del Mediterraneo. Alessandro aveva immaginato una città imponente e monumentale,
che grazie alla sua posizione strategica sarebbe dovuta diventare il principale scalo commerciale per i prodotti agricoli dell'Egitto e per le merci provenienti dal Medio Oriente diretti in Grecia. Date anche le difficili condizioni del terreno sabbioso su cui sorgeva, l'edificazione della nuova città richiese molto tempo e Alessandro non la vide mai terminata. I lavori di costruzione furono portati avanti da Tolomeo, uno dei più fedeli generali di Alessandro. Alla morte del sovrano macedone, Tolomeo assunse il controllo dell'Egitto, dando vita alla dinastia tolemaica. Grazie alla sua posizione strategica, in pochi secoli Alessandria divenne una grande metropoli cosmopolita, seconda per dimensioni soltanto alla Roma imperiale. La città era dotata di un monumentale doppio porto collegato alla vicina isoletta di Faro. Su questa piccola isola venne eretto intorno al 280 a.C. il famoso Faro d'Alessandria, una delle sette meraviglie del mondo antico. Questa colossale costruzione, che avrebbe dato il nome e fatto da modello per tutti gli altri fari della storia, era alta oltre 130 metri e terminava con un'imponente lanterna, la cui luce, grazie a un sofisticato sistema di specchi riflettenti,